Regene. Regene è un posto molto carino di mare vicino a Roma, c'è una casa abbastanza bella che poi adesso si chiama Sapore di Mare perché fu rinnovata dopo il successo di Sapore di Mare, che ha guadagnato un bel po' di soldi, e questa casa fu rinnovata, era una casa che si chiamava per niente comune, adesso si chiama Sapore di Mare, in cui c'è anche il suo, c'è una bella casa, una villa, diciamo, non un villone, e accanto c'è una casa, sempre una villetta, ma terribile, che viene affittata di solito a dei romani molto popolari. Di solito comincia, il 1° luglio, io sento la porta che si apre, il cancello, entra una macchina, scende, dice, oh, da scivola, raffa, e cominciano sempre così, insomma, è gente un po' così che la prende. E un anno è sceso uno fantastico, siccome avevamo fatto pure un quarto, non lo vedevo, il quale erano appena usciti per i fognini, allora questo qua scende, oh, cosa, pronto, mi senti? Ah, non mi senti? Mi sposto. Ah, mi senti? Posso dire che non ti sento, aspetta che mi risposto. E comincia, mi sposto, mi senti, così. Questo va avanti un mese, dopo un mese non ne potevo più, a un certo punto gli faccio a questo tipo che non vedevo. Senti, mi senti, non mi senti? So io che ti sento da un mese, ma mi rotto proprio le palle. Questo è stato il nostro rapporto iniziale. A un certo punto però lui diventò il mio amico, perché non avevo capito bene cosa faceva. E una mattina ero sotto la finestra del bagno, mi alzo perché sentivo lui che parlava, era molto presto, erano state le 7 del mattino, e signor, sì, la macelleria l'ho chiusa, ero dentro il macellaio, ah, e comincio ad ascoltare, ero chiuso, sa, si dice, sì, agosto, insomma, Roma, lo sa, signore, lo sto, e sento un rumore di acqua, sto al mare, signore, in Sardegna, una favola. Allora mi affaccio meglio, finalmente lo vedo, c'era una bacinella e con gli enti stava una china veramente una schifezza, Fregene, signor, sto in Sardegna, non sa che favola, cioè, ecco, allora voglio dire, una cosa del genere, non come può inventare soltanto la vita della